Sul caso della cittadina vaticana scomparsa a Roma il 22 giugno 1983, le dichiarazioni della Minardi si sono distinte per una costante assenza di riscontri, una mancanza che impedisce di attribuire attendibilità alle sue parole e farne un testimone chiave per arrivare alla verità. Niente di vero tranne il vuoto. Sabrina Minardi è stata una delle protagoniste in negativo della scomparsa di Emanuela Orlandi. Entrò in scena nella primavera di 15 anni fa e fu la spinta definitiva all'apertura della seconda inchiesta giudiziaria sulla sparizione della giovane cittadina vaticana, quella durata dal 2008 al 2015, che avrebbe visto la banda della Magliana artefice del misfatto per volere di uno dei suoi capi, Enrico De Pedis, amante per un breve periodo della donna. Una forsennata ricerca conclusa con un nulla di fatto. Emergono dunque in tutta evidenza le contraddizioni e le inverosimiglianze che hanno caratterizzato le dichiarazioni della Minardi, scrisse il GIP del Tribunale di Roma Giovanni Giorgianni nell'ottobre 2015, accogliendo le valutazioni formulate pochi mesi prima dal pubblico ministero Simona Maisto nella richiesta di archiviazione. Un esito prevedibile, ma soprattutto un esito logico, perché l'intera parabola di Sabrina Minardi nel caso Orlandi è percorsa da una costante assenza di riscontri, una mancanza che impedisce di attribuire attendibilità alle sue parole e di farne un testimone chiave per arrivare alla verità. La sabbiosità delle sue ricostruzioni fu evidente fin da subito, da quei colloqui con la squadra mobile di Roma tra il 14 e il 19 marzo 2008, nei quali per la prima volta Minardi si attribuì un presunto ruolo nella scomparsa della povera Emanuela. Sosteneva di averla vista una volta sola. Durante un incontro al Colle del Gianicolo l'avrebbe presa in consegna da De Pedis per condurla a un uomo vestito da sacerdote presso il benzinaio del Vaticano. Da notare, questo passaggio che nessuno mette mai in evidenza, rapisci una cittadina del Vaticano e la porti al benzinaio del Vaticano, dove potrebbero vederla con cittadini, comunque conoscenti, amici degli amici. L'incapacità di collocare nel tempo l'episodio. Prima disse: era tipo primavera, era da poco passato l'inverno, questo me lo ricordo bene per la cronaca, quando Orlandi sparì era già estate. E poi, dopo un paio di mesi dalla sparizione NDG, mo te lo dico approssimativamente. E il luogo, il Gianicolo, è uno dei posti più frequentati di Roma durante l'estate, queste le alcune affermazioni, fecero sorgere qualche perplessità all'allora capo della squadra mobile capitolina, il dottor Vittorio Rizzi, esplicito verso quelle affermazioni. Io non posso avere una storia che è fatta di tutti i tasselli scombinati, ho bisogno di riscontri. Mai parole furono più profetiche, perché non emerse mai una prova a sostegno dei racconti di Minardi, che affermò come Emanuela, prima di quel trasporto, fosse stata tenuta prigioniera nei sotterranei di una casa sulla Gianicolense e di quella detenzione le avesse chiesto notizie addirittura Danilo Abbruciati, esponente di punta della banda della Magliana e amico di De Pedis. Ci hai portato alla spesa buona? Perché lì ci sta la ragazzina che deve mangiare. Parole che sarebbero state più che sufficienti per non dedicare altro tempo alle esternazioni di questa signora. Perché quando scomparve Emanuela Orlandi, 22 giugno 1983, Abbruciati era già morto da 14 mesi, era stato ucciso a Milano il 27 aprile 1982 nel corso della sparatoria che lo aveva visto attentare alla vita dell'allora vicepresidente del Banco Ambrosiano, Roberto Rosone. Per cui, salvo il ricorso a ritualità medianiche, Minardi mai parlò di Emanuela Orlandi con il camaleonte. Ogni modo furono perlustrati anche i luoghi della presunta carcerazione relativi ai sotterranei di una casa al primo piano di via Antonio Pignatelli, ma gli esami della polizia scientifica stabilirono come né Orlandi né altro essere vivente potesse, vabbè, potessero essere stati tenuti prigionieri in quei locali. Nonostante due incontri con la squadra mobile e una audizione in procura, Minardi non disse mai come Emanuela fosse arrivata in quel luogo e nessuno le chiese nulla. E nessuno le chiese nulla, per inciso non si può dire, perché l'interrogatorio preciso parola per parola, io non l'ho, se ce l'ha Nelli, autore dell'articolo, non so. Io invece immagino che gliel'abbiano chiesto. Se non che all'improvviso fu lei a narrarlo. Era il 28 ottobre 2008, quando stravolse i fatti affermando di aver visto Emanuela già la sera della scomparsa.
Al laghetto dell'Euro, insieme a De Pedis, al quale la ragazza sarebbe stata consegnata da due giovani a bordo di una BMW verde fosforescente, al che lui l'avrebbe portata nella casa dei genitori di Minardi a Tor Vaianica, dove l'avrebbe tenuta prigioniera 20 giorni prima di trasferirla nei sotterranei di Via Pignatelli. Motivo? La preoccupazione che la coppia si recasse presso l'abitazione e scoprisse il sequestro. Particolare questo resoconto della donna, perché aggiunse il tassello mancante alla sua versione sulla vicenda e arrivò circa un mese dopo la prima audizione di Salvatore Sarnataro, l'uomo che avrebbe ricevuto dal figlio Marco la confidenza di aver fatto salire Emanuela sulla sua BMW a Piazza Risorgimento e di averla poi portata a De Pedis che lo attendeva al laghetto dell'Eur. Una versione fasulla, come vi abbiamo raccontato la scorsa estate, e nella quale soprattutto non compariva Sabrina Minardi, ma per inciso nella quale compare un'Emanuela che sale su una vettura e non si capisce il perché, di certo non strattonata e trascinata in pieno centro, qualcosa di cui però non si adonta mai Pietro Orlandi. A parte la perdurante assenza di riscontri e le contraddizioni con quanto raccontato fino a quel momento, aggravate da una nuova collocazione dell'episodio del Gianicolo, ora spostato a ottobre, nelle parole di Minardi la logica va in cortocircuito, perché affermò che un giorno Monsignor Marsincus sarebbe andato a Tor Vaianica e avrebbe violentato la ragazza, se non che lo stesso Marsincus, al quale la ex di De Pedis alluse come possibile ragione del presunto sequestro della ragazza, è lo stesso Marsincus al quale, l'ho letto male, l'ex di Pedis alluse come possibile ragione del presunto sequestro della ragazza, perché è scritto un po' così. Il 4 giugno 2008, quando fu sentita per la prima volta in procura, lei premise di ignorare il movente, altro particolare sfavorevole per la sua attendibilità, per poi ipotizzare: senta, io la motivazione esatta non la so, però posso dire che con De Petis conobbi Monsignor Marsincus, lui era molto ammanicato con il Vaticano, però i motivi posso immaginarli, che erano quelli di riciclare il denaro che Marsincus, che allora mi sembra che era il presidente dello IOR, però sono ricordi così, eh. Su queste parole, insieme alle dichiarazioni mai provate di un altro leader della banda, Maurizio Abbatino, è stato edificato il romanzo Curiale di Emanuela Orlandi, sequestrata dalla banda della Magliana per ricattare lo IOR, la Banca Vaticana colpevole di non aver restituito un ingente prestito di denaro. Se non che il presidente dello IOR era proprio Marsincus e non si è mai visto il bersaglio di un ricatto esserne anche il beneficiario. Insomma, per inciso, si è visto, o almeno così si dice, ma in questo caso era impossibile. Anche sulla fine di Emanuela Minardi, Emanuela, qui senza virgole, Minardi offrì un altro saggio di inattendibilità. Fin da subito disse che il corpo della ragazza era stato gettato in una betoniera a Tor Vaianica, insieme a un altro cadavere, quello del piccolo Domenico Nicitra, figlio di Salvatore, boss del quartiere di Prima Valle, scomparso in circostanze mai chiarite. Però nel 93, cioè 10 anni dopo Emanuela Orlandi e soprattutto 3 dopo la morte di De Pedis, il 5 novembre 2008, nuova versione. Emanuela non sarebbe stata più uccisa e il suo corpo gettato a Tor Vaianica, ma imbarcata a Ciampino su un aereo diretto in un paese arabo. 2 settimane dopo, altro giro, altra corsa. Il cadavere dell'Emanuela sarebbe stato gettato in mare al largo di Tor Vaianica da un gommone a bordo del quale c'erano De Pedis, immancabile, e due suoi uomini di fiducia, Alessio Monselles e Sergio Virtù. In questa occasione Renatino le avrebbe addirittura telefonato a casa per dirle che l'operazione era andata a buon fine. Infine, per non lasciar niente di intentato, in una conversazione telefonica con la sorella, Minardi ignorava la sorte della ragazza. Ma che ne so, non lo sapevo se è morta o non c'è più. Altre perle si aggiungono alla collana delle inverosimiglianze. Per esempio, la persona che avrebbe accompagnato a bordo di una R5 Emanuela al Gianicolo dai sotterranei di Via Pignatelli sarebbe stata una tale Maria Luisa M, domestica dei coniugi proprietari dell'abitazione, che però non aveva mai avuto la patente e non sapeva guidare la macchina. Gli inquirenti lo accertarono il 25 giugno 2008. Sempre il 28 ottobre dello stesso anno, Minardi cambiò versione. A guidare quell'auto sarebbe stata una certa Maria Adelaide. Viene in mente la Maria Adelaide di Lillo e Greg.
Continua Maria Adelaide, badante dello zio di De Pedis. È morta però a inizio anni 2000. Infine, per non tralasciare nulla, gli inquirenti condussero Minardi anche nel luogo dove si sarebbe trovata la betoniera di Torvaianica, nella quale sarebbe stato gettato il corpo di Emanuela. Lei però indicò una zona che nell'83 era già costruita e non c'è da stupirsi. Semmai c'è da esserlo per la considerazione delle sue parole da parte del mainstream e di qualche investigatore. E qui per inciso, in cauda venenum, che ancora oggi le ripropongono come attendibili. Chi Nelli le ripropone come attendibili? Io ricordo che il dottor Rizzi era spesso ospite della Sciarelli, questo sì, come direbbe l'amico Fritz, questo sì, che ancora oggi le ripropongono come attendibili, addebitando le contraddizioni all'eccessivo consumo di droga che ha danneggiato la sua mente e ai giornalisti che, diffondendo nelle deposizioni, la fecero precipitare in uno stato di paura, inducendola così a ritrattare giustificazioni con le gambe corte. Ma giustificazioni di chi? Chi ti ha detto questo? La vicenda si è sviluppata un po' in un altro modo. Perché se una persona non è lucida, non può essere presa in considerazione come testimone di un'indagine. Altrimenti, come si stabilirebbero le eventuali responsabilità penali, premiando il racconto che più si avvicina alla realtà come in un gioco a premi? Spiritoso. Incolpare i giornalisti invece è un classico del qualunquismo italico, dove un insuccesso non è figlio delle nostre responsabilità, ma sempre colpa di qualcun altro. Di solito l'anello debole della catena. Ma con la pubblicazione di parte dei verbali di Minardi, i giornalisti non fecero altro che il loro lavoro, poverini, dare le notizie ricevute dagli ambienti che le custodivano. Ma excusatio non petita! Per comprendere meglio l'azione della donna nel caso Orlandi, occorre dare spazio ad altre informazioni affiorate dall'attività di intercettazione telefonica nei suoi confronti. Minardi cercava un significativo miglioramento delle sue condizioni di vita e mediante la sorella arrivò a contattare Don Piero Vergari, ex rettore della Basilica di Santa Apollinare, con la speranza che intercedesse con il Vaticano perché le procurasse una casa in affitto a prezzo simbolico. Ah, adesso lo dici. L'uomo però mai le rispose e gli inquirenti accertarono, questi cattivi inquirenti che non capiscono niente, accertarono come lei cercasse in tutti i modi di ricavare un guadagno dalle sue dichiarazioni fatte ai media in ordine alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Infatti, Minardi aveva scritto un libro sulla vicenda durante i suoi colloqui con i magistrati. Minardi aveva scritto un libro? Premesso che se si teme per la nostra incolumità dovuta a un fatto che ci avrebbe visto protagonisti, questo non si affronta in un'opera che ci esporrebbe ancora di più al rischio di ritorsioni, premesso, dice Quinelli, ma premesso che era un reato forse non prescritto e che quindi rischiava la galera, direi, giova sottolineare come al telefono la donna non ricevette alcuna minaccia, né presentò mai alcuna denuncia in merito, anzi dal controllo delle sue conversazioni, si legge nel decreto di archiviazione che riporta un'informativa della polizia giudiziaria, emerse come lei fosse consapevole che il clamore suscitato dalle notizie che si susseguono in TV e sui giornali potrà essere un'ottima pubblicità per il suo libro. Per cui se dopo 40 anni il caso di Emanuela Orlandi è ancora un mistero, è anche perché dalla sua archiviazione in poi si è continuato a dare visibilità e in più forme, TV, cinema, docuserie, possibili commissioni parlamentari, a figure come Sabrina Minardi, quando invece bisognerebbe prendere atto di quel che sono state e archiviarle una volta per tutte. Ecco un altro bell'articolo elicoidale. Non ho trovato la data di questo articolo su Spazio 70. Ci leggo la solita difesa dei giornalisti che però viene contraddetta verso il finale, perché chi ha dato la notizia? I giornalisti. Ma il compito dei giornalisti non è dare la notizia, punto. Il compito dei giornalisti è dare la notizia dopo averla verificata. E non è questo che spesso viene fatto. Anzi. Quindi, innanzitutto, se qualcuno vuole difendere la categoria perché ha il patentino, è iscritto all'ordine, un ordine che in teoria non dovrebbe nemmeno esistere,
Poi insomma, in tanti siamo passati da questi tesserini, ho avuto quello di pubblicista per alcuni anni, non l'ho detto a nessuno perché insomma non c'è poi così da gloriarsi e non me l'ero pagato, ben inteso. Però sarebbe ora di smetterla con le difese di categoria, perché ci sono giornalisti cosiddetti sedicenti, solo perché hanno questa benedetta iscrizione. Dicono la qualunque, riferiscono come gli viene. Certo, l'organo inquirente ti passerà qualche foglio, ma tu lo devi vagliare, altrimenti non sei un giornalista, sei un pennivendolo, che è una cosa ben diversa, per non dire qualcos'altro. E oggi ci accorgiamo che la Minardi non è attendibile, allora perché si lascia sempre sfuggire qua e là, si infila qualche accusa al Vaticano che non ha detto la verità, che dovrebbe dire di più, ma volete decidervi? Questi articoli alla Selvaggina, Luc, hanno rotto, hanno stancato, li so scrivere anch'io, magari un giorno ve ne leggo uno. Non ci si capisce niente, dove vada a parare l'articolo, chi voglia difendere, chi voglia accusare. Di solito è l'anello debole della catena. Ah sì, a parte che potresti anche occuparti di altri casi ben più eclatanti. In questo caso si andava a finire nell'accusa al Vaticano, che non era proprio un anello così debole della catena. Arriva una, sponsorizzata dai grandi media, che ti dice: guardi che io so le cose, e purtroppo la si ascolta. Il problema è che tale questione doveva essere ricondotta subito a quel che era. Invece si è dilungata perché c'erano delle indagini precedenti sulla fantomatica banda della Magliana, come ho ricordato in un commento. Il condannato per l'assassinio dei genitori, Aral Gabriele, non sapendo più che pesci prendere, disse: ma secondo me, insomma, è stata la banda della Magliana con cui il povero papà, integerrimo, avrebbe avuto a che fare. Che poi nel 2002 è data già per scompaginata questa banda, epoca del delitto dei genitori di Aral. Dunque, siccome c'erano state delle indagini e si era parlato di questi personaggi e anche della tomba in Santa Apollinare, è ovvio che degli inquirenti, ma in particolare la polizia giudiziaria o i carabinieri, in questo caso è la polizia, devono riprendere in mano i fascicoli, devono leggerli, ci vuole un sacco di tempo, Nelly, dovresti saperlo. E devono combattere contro la famiglia. E questo è diciamo, il problema più grande, che hanno loro, il problema più grande che abbiamo noi che cerchiamo di fare ricerca. Ovvero c'è una famiglia che a tutta birra sponsorizza questa pista e va in televisione e non in una scabeccia TV privata, ma sui grandi canali, su tutti i canali, anche in rete, va dappertutto e dappertutto si lagna, soprattutto uno, che le indagini non sono state fatte bene, che si doveva proseguire e dopo l'archiviazione me li ricordo gli Orlandi, non ricordo in quanti. Però sicuramente c'era Pietro a lamentare che era ingiusta quell'archiviazione, che si era indagato troppo poco sul caso di Emanuela Orlandi, cioè fino a quel momento solo 32 anni, a differenza che per altri nomi che non sono stati proprio considerati neanche dalla cronaca, non più che tanto. Quindi questo cosa vorrebbe dire? Che la famiglia voleva che si continuasse a indagare, non bastavano 7 anni sulla base dei discorsi di una squilibrata? Ed ecco che i cosiddetti inquirenti, partendo soprattutto dagli organi di polizia per arrivare poi alla magistratura, che sul caso ha dimostrato qui veramente equilibrio, molto spesso si sente denigrare la Procura di Roma. Io direi che i più, diciamo, eclatanti, ma forse i più rovinosi esiti di indagini riguardano altre procure. Roma infine ha saputo mettere un punto all'errore giudiziario, per esempio, su Raniero Busco. Il fatto è che quando c'è di mezzo una vittima, una ragazza scomparsa e comunque una vittima giovane con dei familiari, che lamentano che le indagini non si occupano di loro, è difficile liquidarli. Si verrebbe messi sotto tiro da tutti i media. E chi sono i media? Sono i giornalisti.
Ricordiamo per ultimo, e da ultimo, che Sabrina Minardi, tra le altre cose carine che faceva, aveva delle telecamere in casa. Appoggiatevi pure ai libri di Pino Nicotri, ma non sono i soli. Le servivano per ricattare e c'erano di mezzo anche personaggi di un certo tipo, perché la carne è debole. Le telecamere possono servire anche per tutelarsi in caso di cliente aggressivo, è vero, però ci possono essere altri modi. Se poi avevi sempre dei pedis per casa, quale miglior garanzia? Queste erano le attività della Madame. Certo, una pietra sopra andava messa quando è stata messa, nel 1995, ma tra giornalisti e parenti si è formato un trust che ancora oggi è difficile da smantellare, perché a furia di allusioni, di me l'hanno detto, di spie, di gente che guarda nei cassetti, che sbircia sulle scrivanie, che convoca conferenze stampa, alla fine anche un inquirente, se non vuole ritrovarsi qualcuno sotto casa, va avanti, tanto i soldi sono i nostri. E la giustizia per Emanuela, Mirella e tutti gli altri può anche aspettare.